Senza il rigorino non sapete fare gol, non lo sapete fare regolarmente. No, 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 no. Ci deve pensare sempre l'arbitro a dare il rigorino, al 93esimo pure. Lukaku domani, se si sveglia con due date, il Vesuvio erutta. Mettiamo anche il Vesuvio di mezzo. Però no, la colpa ce l'ha Bremer. Proprio che salta con la mano alla mo' di Gesù, proprio che Gesù c'era messo così anche. Quindi, solo così, perché la partita non è stata, la meritava di più quello, la meritava più l'altro. È una partita di occasioni anche. La Juve ha saputo sfruttare quella di Quadrado, che anche. Porca puttana, non è che stasera Vlahovic, ad esempio, non è che abbia giocato tanto bene, si è cagato un paio di gol anche sotto porta, che, porco Dio, anche Milik se ne è cagato uno, proprio che Quadrado ha tirato, vabbè che ci ha tirato una bordata enorme però, e poi ci arriva, cioè, con l'1-0 di Quadrado, diciamo, ah, andiamo a San Siro con l'1, no, rigore al 93esimo, bravi, 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 c'è ancora una partita di ritorno, c'è. Cioè. Va bene, può succedere di tutto al ritorno. Il Quadrado è diffidato perché ha ammonito, salta il ritorno. Lukaku è espulso, salta il ritorno pure lui. Quindi, questo dovrò vedere De Sciglio sulla fascia destra. Porca puttana, De Sciglio sulla fascia destra. Mi accontento di vedere su lei sulla fascia destra. Comunque anche Di Maria oggi non è che abbia brillato, poi si incazzano lui, Vlahovic, se escono. Va bene, incazzatevi pure, tanto alla fine siete usciti. L'unica cosa che non ho capito è il cambio Fagioli-Miretti. Fagioli non è che stava facendo schifo, stava giocando bene. Perché farlo uscire? E poi è entrato Chiesa e non è che Chiesa abbia fatto quante cose, però si vede che diciamo il dolore, no, che ultimamente ovviamente ha affrontato il dolorino al ginocchio, cazzo, si vede che oggi non correva tanto, cose, ma hanno detto Allegri lo userà col contagoccio ormai, quindi questo è Chiesa, perlomeno tutto stanno, poi chissà l'anno prossimo, Pogba ha giocato quest'anno Pogba? No, Pogba è su chi l'ha visto quest'anno. Quindi, molto probabilmente allora tornerà Çalhanoğlu al ritorno. Quando cazzo è il ritorno? Non me lo ricordo, forse è fra 2 settimane. Prima c'è l'Europa League e poi c'è la Coppa Italia. Ne vedremo delle brutte, ma molto brutte. Vi devo salutare ora perché vi devo salutare là.